raggiungere la velocità obiettivo perché la corsa sia valida, ok? Via! 241 km orari. Mi prendo in giro. 250, 260 sono. 270. 290, baby! Li ho strasuperati i 240. Ehi, sono io. Mi chiedevo cosa stessi facendo. Ehi, Rob, ti va di demolire qualche strada? Aspetta, sono al telefono. Ti unisci a noi? Con chi parli? Indovina. Fallo venire. Più siamo, meglio è. Cazzo! Ho sbagliato strada! Vaffanculo, vaffanculo. E adesso ti prendo. Fanculo. Cazzo! Ehi, ti serve una buona trazione per risalire la collina. Vediamo se il tuo mezzo è all'altezza. Suppongo di sì. Vai, 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 vai! Levati dal cazzo pure tu, va! Come non l'ho preso non lo so nemmeno io. Questa era buona, dai. Sono al garage, vieni qui, c'è un po' da sistemare. Va bene, sto arrivando al garage. E comunque io non sono più un novellino, eh. Tu devi per forza lasciarmi postare queste foto. Perché potrebbe vederle chi sai tu, capisci? Però, senti, noi non amiamo i rischi inutili qui, no. Quindi, bilanciare l'auto per gestire quella potenza è il passo numero due, ok?